cordiale saluto dagli studi di Cron TV, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione. Apriamo con l'operazione Recycling, smantellato, riciclaggio di auto rubate tra gli arresti. Sentiamo in merito il servizio. È stata la squadra di polizia giudiziaria della sezione polizia stradale di Cremona, coadiuvata dai colleghi del compartimento di Milano, di Reggio Emilia e Foggia, a smantellare un'organizzazione criminale dedita alla ricettazione e riciclaggio di auto rubate. L'operazione denominata Recycling ha portato ad analizzare le immatricolazioni dei veicoli importati dalla Germania. Per questo tre individui, tutti italiani, con documenti tedeschi risultati falsi, sono riusciti a piazzare sul mercato tre Fiat 500L, una Land Rover Evoque, un camper Fiat Ducato McLuhis e due Jeep Renegade, tutti provento furto, come se fossero stati importati dall'estero. Così in carcere sono finiti due malviventi di Reggio Emilia e uno di Apricena. L'accusa nei loro confronti è quella di riciclaggio in concorso, falso e truffa. Rinvenuta presso le loro abitazioni anche una BMW Serie 1 col telaio contraffatto, i mezzi sono già stati restituiti ai legittimi proprietari. La Cassazione ha deciso il processo sul presunto giro di tangenti che vede tra gli imputati anche l'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni e l'ex direttore generale dell'ospedale di Cremona Simona Mariani. Resta in città a Cremona perché proprio qui da noi si sarebbe consumato il reato più grave. Quasi 2 milioni all'anno dallo Stato per strade e scuole del Cremonese, sentiamo il servizio di Lucilla Granata. Quasi 2 milioni di euro, tanto ammonta lo stanziamento annuale attribuito dal Ministero dell'Economia e Finanze alla provincia di Cremona e destinato alla manutenzione di strade e scuole. La somma verrà distribuita una volta all'anno a partire da questo e fino al 2033 sulla base di progetti pluriennali. Una boccata d'ossigeno per la nostra provincia e che contribuirà in modo importante alla sicurezza negli edifici scolastici e sulla rete viaria, consentendo anche agli enti locali del territorio di progettare e programmare opere anche a lungo termine. La cifra stanziata per Cremona fa parte di 250 milioni complessivi stanziati a livello nazionale a seguito dell'intesa sui criteri e gli importi del riparto. L'erogazione del primo contributo, che fa riferimento al 2019, dovrebbe avvenire entro il 15 marzo e così si sta già iniziando a fare i conti. 36 milioni di euro servirebbero da subito infatti per riparare le strade ammalorate del territorio. Sono ben 248 chilometri di direttrici che risultano in pessime condizioni, addirittura quasi un terzo della rete complessiva. Giornata primavera del FAI a Cremona, protagonista Corso Garibaldi, sentiamo il servizio di Bibiana Sudati. Con la primavera tornano a schiudersi i tesori nascosti d'Italia. Grazie alle giornate FAI, anche Cremona potrà svelare al pubblico luoghi artistici e culturali di grande valore. Quest'anno protagonista sarà un'intera via, Corso Garibaldi, l'antica strada magistra sulla quale si affacciano prestigiosi palazzi signorili e importanti luoghi di culto. L'itinerario scelto toccherà la chiesa di San Luca, Palazzo Raimondi, sede della Fondazione Stauffer, Palazzo Stanga, Rossi di San Secondo e la chiesa di Sant'Agata. Le visite saranno guidate dai volontari FAI e dagli studenti delle scuole superiori cittadine. Ogni anno, dal 1993, il primo weekend di primavera, il FAI organizza una manifestazione nazionale dedicata alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro paese. Una grande festa dei beni culturali aperta a tutti, alla quale in 26 anni di storia hanno partecipato più di 10 milioni di italiani, che hanno avuto l'opportunità di visitare oltre 12.000 luoghi solitamente chiusi al pubblico, in più di 5.000 città di tutta Italia. Ed ora la cronaca dall'Italia. Immigrazione: secondo i dati aggiornati del Viminale, dall'inizio dell'anno, lo scorso 8 marzo, sono crollati i permessi umanitari concessi dal 27 al 2% del totale e aumentati no alle richieste d'asilo, passate dal 56 al 77%. Sono stati invece gli arresti effettuati dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura sull'ampliamento della discarica di Grottaglie contro la Torre Caprarica. Tra questi figura anche l'ex presidente della provincia di Taranto, Martino Tamburrano, di Forza Italia. I reati contestati, 7 finiti in manette, vanno dalla corruzione alla turbata libertà degli incanti.
La cronaca del mondo: è stato ucciso in un agguato davanti alla sua residenza di Staten Island a New York l'italoamericano Francesco Frank Calì, ritenuto il capo della famiglia mafiosa dei Gambino e il mediatore di Cosa Nostra negli Stati Uniti. Sarebbe il primo omicidio di un esponente di spicco della criminalità organizzata negli ultimi 30 anni. Almeno 6 colpi d'arma da fuoco che hanno raggiunto il boss, poi investito dall'auto con a bordo il suo killer. Brexit: la Camera dei Comuni ha votato contro l'opzione di un no deal, 321 no, 278 i sì. Si tratta di una nuova sconfitta per il governo, che ha incassato così la sua terza bocciatura, e di una nuova grana per il Premier Theresa May, insufficiente ancora però perché Bruxelles chiede un'intesa. Per giovedì è previsto un nuovo voto per un breve rinvio alla Brexit, legandolo alla disponibilità della Camera ad accettare l'accordo di Theresa May come testo base. Diversamente il rinvio sarà a scadenza più lunga, il che comporterebbe la chiamata alle urne anche degli inglesi per le europee di maggio. Il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn è d'accordo nel ritenere inevitabile un rinvio, ma ha chiesto a questo punto che sia il Parlamento a prendere il controllo della situazione, e ha quindi avviato consultazioni trasversali dei laburisti per cercare un accordo di compromesso. Ed ora lo sport. Ottenuta da Fabio Fognini e Novak Djokovic la qualificazione per la semifinale di doppio al torneo di Indian Wells, battuta infatti ai quarti la coppia rivale, ovvero quella costituita dall'olandese Jean-Julien Roger e il romeno Horia Tecau. Ora dovranno vedersela col polacco Lukas Kubot e col brasiliano Marcelo Melo. L'azzurra Federica Brignone, in un primo a 24 secondi e 25, arrivata a terza a Soldeu in Andorra nel sesto ed ultimo super giro della stagione. Prima si è qualificata la tedesca Victoria Rebensburg, in seconda l'austriaca Tamara Tippler. Per la Brignone si tratta del quarto podio stagionale e del 28° in carriera. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con le informazioni di Cron TV. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.